Pace e speranza a voi tutti, fratelli e sorelle, fedeli di Cristo, fedeli di Maria, fedeli di San Giuseppe, di tutti i santi e le sante di Dio e seguaci di Padre Pio, una figura preziosa che deve, io sento nel cuore che è presente. E ritornano queste preziose immagini che hanno dato la vita per il bene della società allora, ma ancora oggi. Allora siamo chiamati noi a testimoniare, perché non si può solo invocare Padre Pio o chiedere a Padre Pio o a tutti i santi, le sante di Dio. Ecco, come noi facciamo con Gesù, col buon Dio, ecco anche la figura di Maria, che è il mese di Maria. Ma dobbiamo mettere in pratica, perché quello che hanno fatto loro non è solo che noi guardiamo il loro sacrificio, ma dobbiamo anche noi fare la nostra parte. Ognuno deve sbracciarsi e darsi da fare. E allora la preghiera, le opere devono camminare insieme, la preghiera, le opere, perché le opere, ecco, sono preziose, Dio le ha date, e Gesù è stato il primo operatore, ecco, il primo donarsi, si è donato a noi, alla società, a tutti, ha invitato gli apostoli, ma ha invitato tutti a mettere in pratica la parola di Dio. Questo è il messaggio che sento dirvi con tutto il cuore, e questa società ha bisogno urgentemente. Allora noi lo invochiamo, il Signore, ma con le figure belle che ci ha donato, come Padre Pio. Padre Pio ha operato, non si è mai fermato un minuto, mai, instancabile, guarda, fino all'ultimo giorno ha dato, ecco, la forza del suo respiro e il contributo. No, guarda, un momento che ho conosciuto Padre Pio, ve lo devo dire, non l'ho conosciuto direttamente, ma in cammino, quando me ne andai via di casa, che ho lasciato tutto nel 1990, 26 anni, Palermo al mare davanti e dietro le montagne. Da quelle montagne ho vissuto un periodo di eremitaggio all'interno della Sicilia, quasi un anno isolato da questo mondo che mi aveva ferito, deluso, la società egoistica e indifferente. A piedi poi il buon Dio mi accompagna fino ad Assisi da San Francesco, perché prima inseguivo le cose del mondo, anzi dei giocatori, cantanti, attori, ero nella moda, ma da quel momento la mia vita un cambiamento, seguo invece, divento fanzi di Gesù, di Maria, di San Giuseppe, di tutti i santi e le sante di Dio. Padre Pio lo incontro grazie a un frate cappuccino nella zona della Campania, mentre mi avviavo per Assisi a piedi incontro un frate che veniva dall'Africa, una missione dell'Africa. Lui mi parla di Padre Pio, mi dà un'immaginetta di Padre Pio, mi dà un'immaginetta. Io ne avevo sentito parlare, ma mai avevo avuto un diretto. E lui mi disse: tieni questa preghiera di Padre Pio. E da allora Padre Pio mi accompagna da Assisi, il ritorno poi qui, che non volevo più tornare a Palermo, in Italia, volevo andare in Africa e in India, ma il buon Dio mi ha detto: l'Africa è qua. Qui c'è tanto da fare, volevi aiutare, ecco, datti da fare. Da qui inizia la missione e Padre Pio mi accompagna. Da allora anche con i francescani cappuccini inizia un primo incontro con i cappuccini qui a Palermo, alle catacombe, che loro facevano già un servizio di carità. E andavo a portare i fratelli che ancora non avevano la struttura, li portavo lì a fare la doccia. Alla biancheria, mi davano la biancheria, il mangiare mi davate. Allora ecco che nasce un incontro, il legame. Allora Padre Pio è presente, è qui con noi, e oggi tanti gruppi come oggi in particolare siete venuti a dare conforto, sostegno a noi che operiamo, ecco, in questa comunità, in un impegno enorme, delicato, che però il Signore ci ha inviato ad alleviare la sofferenza ai più deboli, agli ultimi, ai senza tetto.